Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi spacchettiamo insieme il calendario dell'avvento di Essie 2023, quindi smalti per le unghie. Quindi vi devo anche dire una cosa, che questo calendario l'ho già spacchettato, perché questo non è il primo video che sto facendo. Siccome sto facendo video sempre in quattro lingue, questa non è la prima volta che vedo questi smalti e in più sulle mie unghie ho già messo alcuni di questi smalti per farveli vedere. Quindi iscrivetevi al mio canale e incominciamo. Questo anno qua, per qualche motivo non so quale, i calendari dell'avvento di essi sono usciti in due forme. La prima forma è questa classica, un quadrato classico con le finestre che aprite e dietro la finestra troverete uno smalto. E un'altra forma che è proprio quella che ho io, è fatto come un gigantesco candy cane. È così gigantesco che non ve lo posso mettere dietro perché non si vedrà niente. Quindi un candy cane, quindi una caramella gigantesca. Qua ci sono queste porte e mano a mano che voi prendete la scatoletta, quindi tutti i smalti sono in queste scatolette qua. Vi prendete la scatoletta numero 1, da qua numero 2, e da qua esce la numero 3 e il numero 4. Quindi è così. Lo appoggio. In più, questa candy cane profuma di Natale, profuma di queste spezie tipicamente natalizie. Allora, incominciamo dal numero 1. Numero 1 abbiamo uno smalto bianco, che a mio parere non è la miglior cosa, non è il miglior colore, ma vabbè. Si chiama Tuck It In My Tux, fatto così, ed è su questa unghia qua. Molto bella, dimenticavo. Tutti i smalti sono messi ovviamente da me e sono messi in due passate. Numero 2. Come numero 2 abbiamo la base per smalto Strong Start, quindi mini size da 5 ml. Non male. Numero 3 è un bellissimo, bellissimo verdone, un verde khaki. Direi che su questa unghia qua e si chiama Win Me Over. Ovviamente tutti i nomi di tutti i colori metterò sotto nell'info box. Numero 4 abbiamo un bellissimo colore che si chiama Ladylike e questo colore qua. In questa taglia qua io ho già avuto e già finito perché è un colore bellissimo, veramente bello, molto elegante. Sembra un po' strano, un po' smorto, un po' niente di che, ma sulle unghie vi assicuro che rende tantissimo. Numero 5 è di nuovo il colore che non mi piace tanto, però non mi piacciono questi colori un pochino. È un colore, come dire, è una pesca, ma una pesca rosata con tantissimo bianco dentro. Quindi sulla mia unghia è qua e il nome è Around the Band, si chiama Around the Band. Non è male, ma solo che non rientra nel mio top. Ecco, diciamo così. Numero 6. Sono super contenta di avere questo numero 6 perché il numero 6 non è altro che full size di un top che rende tutti i nostri smalti assolutamente matte. Vi ricordate forse 13-14 anni fa c'era boom per gli smalti matte ed era molto difficile trovare il top coat che era matte, che era mattificante, era molto difficile, perlomeno in Finlandia era quasi introvabile e io compravo smalti matte. Ma poi quando è uscito, mi ricordo che era OPI, sono usciti con questo topper che faceva tutti i smalti matte, che li rendeva matte. Ero contentissima perché finalmente potevo avere unghie super matte. Un altro colore stava per cascare è il nero.
si chiama Licorice. E questo è il numero 7, Licorice. Allora, non è il mio colore preferito. Cioè, io invece di avere il colore nero sulle unghie, preferisco, sapete, il blu così scuro che sembra quasi il nero, rosso così scuro che sembra quasi il nero, o verde così scuro che sembra quasi il nero, ma che vira comunque in qualche colore, non il nero, il nero. E basta. Comunque sono contenta anche di avere questo qua perché tutto sommato non è un cattivo colore, non è un brutto colore. Allora, e sì, ci propone questo piccolino, questo è il solvente per le unghie, quindi preferirei di averlo in un taglio un pochino più grande, a dire il vero, perché per la persona come me che cambia il colore delle unghie ogni 2 giorni, questo mi dura una settimana, forse sì, ma dipende, se uso rossi non mi dura una settimana. Comunque, se andate in giro, se andate in vacanza, questo è meglio averlo in una taglia piccolina. Numero 9, e abbiamo questo qua che è Ripple Reflect, è veramente bello, bellissimo. Appoggio questo ed è questo qua, veramente, veramente bello. Un blu molto, un blu pervinca forse, molto, molto bello. Numero 10, abbiamo questo rosso, ma molto, molto scuro, vinaccia, Wicked, si chiama Wicked, e quindi sembra quasi nero, ma non lo è, veramente un bel colore. Numero 11, abbiamo una cosa assolutamente banale. Abbiamo Stay Longer, quindi top coat per le unghie. Numero 12, abbiamo questo colore qua che si chiama Pencil Me In, quindi una fucsia un pochino non tanto fucsiosa, quindi io ho questo qua. Non è male come colore. Se si tratta del fucsia, io la preferisco un pochino più vibrante, un pochino più accesa, ma comunque questo non è assolutamente male. Il prossimo colore è bellissimo. Il prossimo colore si chiama Check Your Baggage ed è così. Quindi non è il giallo, giallo giallo, è il giallo con una punta di senape. Veramente, veramente bel colore, anche posso dire che è molto elegante questo qua. Quindi non c'è questa sensazione che avete preso questo smalto dalla vostra figlia o dalla vostra sorella minore, no, non è assolutamente né bambinesco né fuori luogo, è un bel colore. Questo colore qua, numero 14, che si chiama Suits You Swell. Quindi questo è un colore un pochino di rosa dentro, un pochino di viola dentro, un pochino di non so, un pochino di tutto dentro in realtà, ma non è assolutamente male. Unica roba che per le persone che hanno la carnagione tanto tanto chiara, questo soprattutto in inverno può avere un effetto un pochino brutto perché soprattutto se avete tanto freddo, le unghie ogni tanto diventano ovviamente più chiare di questo, ma un colore un pochino che dovete stare comunque attente con questo colore sulla carnagione molto chiara. Comunque non è male. Numero 15 è una cosa assolutamente indispensabile. Comunque io ho ancora mio dall'anno scorso. Questo è un olio per le unghie che è una cosa molto utile. Quindi se voi non la usate, usatela anche ogni giorno, anche 2 o 3 volte al giorno. Numero 16 è il colore che si chiama Bikini Sautini, quindi fatto così. Perché non l'ho messo su? Perché questo era il colore, ma in full size, in una taglia grande, che io ho finito.
Ho finito lo smalto full size di Essie ed è bellissimo. Questo blu è spettacolare. Vi faccio anche vedere vicino a questo qua, e come vedete sono due blu assolutamente diverse. Questo è più blu, questo non è così tanto blu, quindi sono diversi, eh? Sono diversi. Questo è assolutamente bello. Questo è il mio colore, uno dei blu più fighi che abbia mai visto. Un altro colore che è questo qua, che a dire il vero non mi piace tanto, si chiama Gossip and Spill. Non è male, non è male questo colore. Sì, è fatto così, quindi un pochino metallizzato, sì, un pochino vinaccia, sì, un pochino anche riflessi ramati, sì, un bel colore, solo che preferirei di avere un pochino di più di questa metallizzazione, oppure più rosso, non so, ma comunque sì, non è male. Questo è il colore, ma qua proprio c'entra il colore, perché mi sembra che lo mettono un anno sì, un anno no. L'anno scorso hanno messo il rosso, che hanno fatto bene. Questo anno hanno ripetuto quello che hanno fatto 2 anni fa. Hanno messo questo gel couture, quindi uno smalto gel che si chiama Fairy Tailor. È assolutamente pallido, assolutamente non adatto a come piace a me indossare gli smalti. Mi piacciono i colori più vivi, più vibranti, più rossi, blu, verdi, ma questo comunque è molto elegante, quindi qua tutto quello che vi sto dicendo è proprio un parere personale. Numero 19 è un bellissimo smalto, un bel smalto che si chiama Freely Lilies. E Freely Lilies è questo qua. Questo è un arancione, ma un po' sporco. Non pensate male, ma ha veramente un arancione non molto vibrante. Un arancione come se fosse un pochino sporcato da un pochino di grigio. Quindi, secondo me, questo colore è assolutamente bello ed è assolutamente portabile anche in ufficio. Soprattutto se avete un dress code molto severo, questo è un bel colore, perché non è un arancione neon, non è un arancione prettamente estivo da vacanza, ma un arancione fatto molto molto bene, mi piace tantissimo. Questo qua, numero 20, è questo Silvo Play. È un colore interessante, è questo che ho sulla mia unghia, metallizzato con tantissimi micro shimmer, quindi frosting, molto molto bello e secondo me anche molto adatto alle feste che stanno per arrivare. Numero 21 abbiamo questo qua, Hard to Resist Advanced, e quindi questo qua è un smalto che rende le nostre unghie più forti. Io non ho mai usato questo perché da anni anni anni, da più di 20 da 23 anni più o meno sto usando il sistema del Trind. È il brand dell'Olanda, mi piace tantissimo, quindi non ho mai semplicemente provato altri smalti che fanno indurenti, ma dovrei provare perché mi incuriosisce. Numero 22 è un bellissimo verdone che si chiama Off Tropic. Quindi è fatto così, la scatoletta con la scritta è così. E questo Off Tropic. Off Tropic è sull'unghia, un bellissimo verde. Io, per quanto mi riguarda, preferirei avere questo Off Tropic in full size invece di questo, perché credetemi, io avrei avuto molto più, avrei voluto portarlo molto più volte che questo, perché questo qua no, no, ma comunque un bel verde, un bel verde, e qua si vede che è un verde, è proprio un verde bosco, un verde albero di Natale, il verde di quel tipo qua. Numero 23 è un bellissimo rosso che si chiama Fifth Avenue. È
avuto questo smalto in full size e l'ho finito. Quindi questi due full size finiti. Questo rosso è spettacolare, è uno dei miei rossi preferiti in assoluto da tutti i brand. E credetemi che ne ho provati e riprovati tantissimi, perché io non ho mai fatto unghie gel, unghie acrilici, non ho mai fatto, ho sempre indossato i smalti classici perché mi piace così, perché non mi dà fastidio fare il manicure, non mi dà fastidio di ripitturarli, e lo faccio, cioè ho pitturato le unghie così in meno di 5 minuti, tum, 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 perché è esperienza. Quindi sì, smalti classici li adoro, e quindi avendo provato tantissimi brand di fascia alta e di fascia bassa, questo Fifth Avenue, che questo mi pare che è uno dei colori che esclusivo per Stati Uniti, uno dei rossi assolutamente più spettacolari, non di essi, ma in generale. E insomma, siamo arrivati alla fine, numero 24, e questo è la loro linea che si chiama Expressi, ma questa è la linea con smalti con effetti speciali. Stavo per dire effetti collaterali, no, effetti speciali. Si chiama Iced Out Effects. E quindi abbiamo questo smaltino molto tipico per gli anni 80, dovrei dire, ma spero che questo qua si comporti meglio di quelli di anni 80. Quindi abbiamo questo bianco perla, quindi abbiamo le perlescenze blu, perlescenze viola e perlescenze rosa. Non è male, non è male. Preferirei di avere qualcos'altro, che per esempio l'anno scorso avevamo quel Air Dry, quindi stessa boccetta, ma il colore era grigio-blu, bellissimo. Ecco, questi sono tutti smalti, e quindi il prezzo di questo calendario varia da dove lo comprate, dal negozio, dal paese, e quindi ovviamente anche la forma quadrata o questo candy cane varia da dove lo state acquistando. Comunque i prezzi vanno il più a buon prezzo era 44 euro, più costoso era 95 euro, quindi ecco. Comunque sono contentissima di aver acquistato questo calendario. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi se vi piacciono questi smalti, o se ci sono smalti di essi che vi piacciono in particolare, perché io sono sempre pronta di provare altri smalti, e vi auguro una buona giornata, grazie del vostro tempo e ci vediamo al prossimo video.